sarà nella nostra città dal 5 all'8 maggio l'Internet Festival, 4 giorni per navigare tra oltre 70 spettacoli, concerti, mostre, incontri, spazi didattici e multimediali sul mondo del web. A ingresso libero, gratuito, insomma una full immersion per sapere e scoprire tutto da internet, imperdibile per chi usa la rete, per curiosità, per lavoro, studio. Questo evento, promosso dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, con la collaborazione del Comune di Pisa e la provincia e la Scuola Normale Superiore Sant'Anna, insomma un'intera città coinvolta in questo importante appuntamento. Pisa è stata la culla dell'informatica, il primo calcolatore elettronico per scopi scientifici è stato realizzato a Pisa, la CEP, la prima facoltà di informatica è nata a Pisa, il primo nodo di rete è collegato, il collegamento alla rete allora si chiamava ARPANET, è stato fatto da Pisa in via Santa Maria, il primo nome di internet che finisce con .it è stato registrato a Pisa ed è stato CNRT e qui ci ricolleghiamo al fatto che a Pisa esiste quindi un substrato scientifico e culturale col CNR, con l'università, con la scuola Sant'Anna, la scuola normale, che rende il terreno particolarmente fertile per ospitare e far nascere e crescere questo tipo di iniziative. Noi in particolare presenteremo il nostro laboratorio didattico territoriale sulla robotica che abbiamo sperimentato in Valdera, con l'intento adesso di estendere questa esperienza pilota a realtà territoriali più ampie e che ha lo scopo di contribuire alla formazione di una nuova generazione di innovatori, di giovani formati in modo più congruo agli sviluppi del progresso tecnologico. L'evento che presenterà il nostro laboratorio è il Museo delle Pure Forme, un museo virtuale di sculture digitali che sono copie di sculture che sono sparse in musei di tutto il mondo, che sono state riunite in un'unica grande esposizione virtuale e verrà aperto al pubblico, per cui i visitatori potranno vederle in stereoscopia e toccarle realmente, come se fossero veramente presenti sotto le loro mani, attraverso degli dispositivi robotici che si chiamano interfacce aptiche e che consentono appunto di simulare il tocco con superfici virtuali.